Da dov'è? Da San Pasquale. Caspita, è andato bene il viaggio? Benissimo, benissimo. Allora, questo connubio va bene? Direi proprio di sì, è fantastico, sì. È fantastico. Allora, Bicia, ci porti nel tuo mondo. Ok, allora coloribo colora col cibo, quindi io sto cercando di colorare col cibo questa rassegna artistica che Marco sta portando avanti, e quindi chiaramente a seconda dell'artista, della situazione, cerco di dipingere l'evento con le salsine che ho creato. E niente, quindi cioè, curo tutto, diciamo, il lato multisensorial food della rassegna. Che riscontro sta avendo? Beh, devo dire un riscontro bellissimo, perché comunque il mangiare, cioè non è soltanto il mangiare con la bocca, ma è il primo a mangiare con gli occhi, quindi è un'esperienza multisensoriale che però unisce tutto quello che c'è dietro, quindi l'arte, la moda, è un momento per tutti. Niente, tutto qua. Marco, tu cosa prediligi? Io prediligo il cioccolatino alla bosche e mela. Su cosa stai lavorando allora? Allora, adesso sto lavorando su una serie di salsine dolci. Dunque, innanzitutto percoche di Turi, pesche percoche, albicocche e frutti bosco e mela, con le quali sto cercando di fare dei cioccolatini e delle caramelle particolari, anche come idea, diciamo così, natalizia. Allora, i miei telespettatori adesso avranno una gran fame. Dove possono trovare i tuoi prodotti? Allora, innanzitutto da Arin Progress, però vabbè, io ho un negozio online, quindi un sito che è www.coloribo.com, dove possono acquistare tutte le mie le cornie. Hair in Progress dov'è? In via Mendola, è sempre a San Pasquale, come diceva, è in via Mendola al numero 191T ed è da scoprire, ragazzi. Quindi veniteci a nome di Andrea Di Sclero e vedrete che vi tratterà super super bene. Un ultimo saluto da parte dello staff di Bicia e di Marco su Sclero Telebari. Ciao. Ciao. L'arte fatta persona, il talento pugliese, accanto a me, Antonio Piccirilli. Ciao Antonio. Ciao, come va? Beh, in questa atmosfera senz'altro particolare, devo dire che però sto bene, te? Io molto bene, a parte la stanchezza, tutto bene. Cosa ci hai regalato questa sera? Sicuramente un sogno. La condivisione del mio sogno legato alle mie creazioni, al mio lavoro, che fa parte, che è la mia vita, e le mie creazioni. Gli abiti per me sono uno strumento, uno strumento del mio gioco, del gioco della moda. Appunto qui ho riprogettato lo spazio di Air in Progress, costruendo una vera e propria giostra. Un'antica giostra che ritorna a girare, ritorna a farci divertire. Appunto perché se non ci si diverte non si crea niente. Noi mass media, giornali, TV, tendiamo subito a dare delle definizioni. Io però, che sono sopra tutti, non voglio darti una definizione. Sì. Voglio che tu mi aiuti nell'arduo compito di definire Antonio Piccirilli. È un po' presuntuosa come cosa. Non ti preoccupare tanto. Però io mi definisco un artigiano creativo, dove attraverso l'essenza di ciò che ci ha insegnato il mondo dell'artigianato, trago attraverso il mio cuore, la mia testa e le mie mani, le mie opere, in chiave
chiaramente creativa, contemporanea, usando diversi linguaggi, che sono quelli dell'arte, del design, del teatro, come in questo caso. Però appunto realizzando degli abiti che vanno un po' al di fuori dal discorso omologalizzato della moda, del fashion system. Io lavoro su un abito che possa prima creare dei sogni, che sia legato a un mercato, però che ci faccia sognare. Come hai festeggiato quando hai letto che Vogue ti citava tra i 10 stilisti più promettenti? Un giornaletto così è. Bah, non ho festeggiato, solamente lavorato molto di più, nel senso che è stato un piccolo traguardo e mi ha dato l'energia per continuare, per riproiettarmi adesso nel futuro con il 9 dicembre una mostra al Museum Quartier di Vienna dove celebra i 50 anni della moda italiana, dove appunto rappresenterà, ci sarà la presentazione dei i più emblematici abiti di tutti gli stilisti italiani dagli anni 50 ai New Talents, quindi io sono presente come New Talents. E poi a marzo parteciperò al concorso Who's On Next, appunto, che è un concorso di Vogue Italia e Alta Moda a Roma, dove appunto metterò in luce la nuova collezione e le nuove creazioni. C'è un bel po' di programmi, eh? Sì, nel senso che, come ti dicevo prima, la mia vita è il mio lavoro, quindi lavoro con gioia e non mi stanco mai di lavorare. Una curiosità mia, sì. Antonio Marras, questo sardo re della moda. È stato, diciamo, il periodo e il maestro che mi ha formato in un certo senso. Attraverso di lui ho fatto la mia prima esperienza in un'azienda, in un stilista che anche lui ha un po' questa modalità di linguaggio, e da là poi, una volta aver imparato tantissimo da lui, aver collaborato, essermi entusiasmato, aver fatto un percorso, ho capito che è arrivato il momento di un percorso più personale, legato più alla mia identità come stilista. Antonio, che dire, io ti ringrazio per averci portato, trasportato in questa atmosfera di sogno, per avermi permesso di conoscerti. In quale viaggio dei prossimi mi porti? Dove vuoi? Vienna, Milano? In Vienna, così ti aiuto un po' con il tedesco. Perfetto, anche perché io parlo solo inglese, quindi sarà difficile. Hai un problema. Un saluto su Telebari. Ciao. Ciao Telebari, a presto. Prestissimo.